tutto su Alessandra Tripoli, maestra di ballando, vita privata, età e amor della bellissima rossa giovane, bella, brava, ma soprattutto talentuosa. Stiamo parlando di Alessandra Tripoli, maestra di Ballando con le Stelle, in onda il sabato sera sulla rete Ammiraglia Rai. In questa edizione Alessandra farà coppia con Cesare Bocci, il Mimì Augello, de Il Commissario Montalbano. Dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle 2018, andata in onda sabato 10 marzo, la Tripoli e Bocci si sono piazzati al terzo punto, con i 40 punti conquistati grazie al voto della giuria tecnica, alle spalle di Stefania Rocca e Lando Nuzio, e Jessica Notaro in coppia con Stefano Oradei. I due nella prima puntata hanno danzato sulle note della canzone di Gianna Nannini, Amandoti, portando sul palcoscenico un tango sensualissimo. L'esibizione della coppia Tripoli-Bocci è stata poi accompagnata dalla standing ovation del pubblico, che ha così dimostrato di aver particolarmente apprezzato. Il pubblico ha apprezzato e la giuria pure. Conosciamo meglio la bella maestra dai capelli rossi che punta come sempre, anche in questa edizione di Ballando con le Stelle, alla vittoria, Alessandra Tripoli vita privata, conosciamo meglio lei maestra di Ballando con le Stelle. Quanti anni ha Alessandra Tripoli, la bella maestra di Ballando, ha 31 anni. Nata in provincia di Palermo, a Misilmeri, il 30 luglio 1987, Alessandra Tripoli si avvicina alla danza sin da piccolissima, specializzandosi poi nel latinoamericano. La per la danza inizia da subito quindi e l'ha portata oggi a essere una maestra molto apprezzata su Rai 1. Alessandra Tripoli è alta 180 cm e pesa 54 kg. Alessandra Tripoli è l'amore, è lei maestra di Ballando con le Stelle ed sposata nel luglio 2016. Alessandra ha sposato Luca Urso, suo compagno di vita e anche lui ballerino. Il matrimonio, celebrato in Sicilia, nella cittadina d'Orgigine di Alessandra, ha visto la partecipazione di nomi di spicco del mondo della danza e dello spettacolo. A curare gli allestimenti dell'evento il wedding planner delle star Enzo Miccio. Le nozze, in perfetto stile siciliano, sono state seguitissime dai media. La sposa è, infatti, giunta all'altare a bordo del tipico carretto siciliano. La coppia, sposata da circa un anno e mezzo, non ha ancora avuto figli. Come potrete vedere dalle foto del matrimonio, tutti i maestri colleghi di Alessandra hanno partecipato al lieto evento. Tra gli invitati anche Salvo Sottile che ha danzato a Ballando con le Stelle con la bella maestra dai capelli rossi, la Tripoli ha descritto con queste parole le emozioni post matrimonio, non ci sono parole che possano descrivere l'emozione che provo. Ieri ho vissuto una fiaba e oggi riguardando tutti i vostri calorosi post realizzo che sì, mi sono sposata, ma ero come in un universo parallelo, incapace di focalizzare i dettagli di un matrimonio che è andato oltre ogni mia aspettativa. Vedere mio marito Luca Urso così commosso sarà l'immagine che più di tutte porterò nel cuore. Tante volte ci si dice ti amo, ma farlo davanti a Dio è come farlo per la prima volta con estrema consapevolezza, dopo l'esperienza dello scorso anno a Ballando con le Stelle, in coppia con l'attore Simone Montedoro, la Tripoli è stata fortemente voluta nel cast del programma dalla stessa Milly Carlucci, che ne ha apprezzato doti e destro sin dal loro primo incontro, avvenuto al Blackpool Dance Festival, dopo la Tripoli e Urso giunsero in semifinale. La coppia Montedoro-Tripoli, durante la scorsa edizione del programma, approdò alla serata finale, ma senza riuscire a spuntarla sulle altre quattro coppie rimaste. Alessandra è membro della Federazione Italiana Danza Sportiva. Alessandra Tripoli, amatissima maestra di Ballando con le Stelle, e anche social Alessandra è molto seguita sui social. La sua pagina Facebook ufficiale.